Alcune semplici regole di look per le donne che devono uscire con un uomo. Allora, so già che questo è il tipico video che farà incavolare le pseudo femministe o roba del genere, ma non vi dovete arrabbiare, perché questo è un video didattico che vi spiega come sono fatti gli uomini e come al solito sono molto meno complicati delle donne. Alla prima uscita i pantaloni fanno incazzare, cioè se io vado a prendere una, questa si presenta coi pantaloni, mi incazzo. Ci piacciono i tacchi. Ci piacciono i tacchi perché snelliscono le gambe, cioè è un fatto questo. Ma in realtà c'è la cosa più importante. Ci fanno pensare, lei vuole sedurmi, vuole che io la guardi. Ecco perché ci piacciono. Abbiamo bisogno di farci questi film. Ed ecco perché non ci frega poi molto che siano di Prada o di Zara. Basta che siano dei tacchi. Vabbè, magari proprio Zara no, però comunque, insomma. Agli uomini piace guardare, sono visivi. Le donne sono mentali. Quindi ovviamente ci piacciono scollature, spacchi, tagli, scorci, schiena fuori. Mamma mia, la schiena fuori, spettacolare. Non molte donne giocano la carta della schiena nuda e sbagliano, come anche le spalle. Spalle nude, bellissime. Un punto assicurato a vostro favore. Calze, sì, va bene, questa cosa dell'autoreggenti, a rete, ma il punto è questo: agli uomini le gambe piace vederle, fategliele vedere. Non le avete perfette? Fregatevene. Un uomo non sta a vedere questi dettagli. Le gambe sono sempre sexy. D'inverno, senza calze, fighissimo. Cazzate tipo la cellulite, chi se ne frega? Non ho mai sentito un uomo che dicesse: me la volevo trombare, poi ho visto che aveva la cellulite, allora ho lasciato perdere. Mai. Poi la moda. Per esempio, agli uomini piace l'abbigliamento con la pancia fuori. Eh sì, ma è fuori moda. E quindi hai ascoltato l'amica Radical Chic e ti sei presentata con la camiciona pakistana, tipo il regalo di Natale dello zio Mullah. Vi confido un segreto. Della moda agli uomini non gliene frega un tubo. Come per esempio lo smalto per le unghie. Che cazzo ce ne frega? State delle ore a decidere il colore, l'abbinamento dita, piedi. Pure quelli che si mettono anche i disegnini applicati sulle unghie, una roba non va neanche più di moda a Rozzano. Ragazze, di queste cose non ce ne frega un tubo. Poi la pettinatura. Agli uomini piacciono i capelli lunghi e lisci. Punto. Ci piace la treccia, la coda. La coda alta nell'uomo ha un'attrazione ancestrale. Tocca strane corde. Ricorda Happy Days, le cheerleader. Ok, uno dice, vabbè, ma sono passati 40 anni. Sì, ma l'uomo è rimasto la fidanzata di Fonzi. È così. Poi ricorrete a trucchetti. Esistono i Wonderbra. Usateli. Giocatevi la carta zinnata. Non fallisce mai. Non ho mai visto un uomo deluso perché la propria ragazza si era messa il Wonderbra. Mai. E un'altra cosa, alcuni uomini vi dicono, sì cara, stai bene anche struccata. Ho una notizia per voi, state meglio truccate, specie con l'eyeliner, quello lungo tipo Cleopatra, fidatevi. Poi i gioielli, le collanine, anelli, metteteveli, non metteteveli, non ce ne frega un tubo. Tranne due, l'anello al braccio e il braccialetto alla caviglia, lì la cavigliera, che ci piacciono perché danno quel non so che di zoccolesco che è sempre arrapante. Poi evitate le camicie accollate con 38 bottoni tipo clericale. Il messaggio è, prima di vedermi nuda devi passare la resistenza sul piave. Cioè mettetevi cose che siano facili da togliere. Dateci messaggi positivi, abbiamo bisogno di essere rassicurati, siamo uomini. Poi evitate tutti sti colori del cavolo. D'inverno vestitevi di nero, d'estate di bianco, la donna sta benissimo tutta vestita di bianco. Bellissimo. Non giocatevi carte strane tipo look new romantic o ecosostenibile. Per una volta giocate la carta olgettina, quella la sapevano lunga, non la sbagliavano mai. Quindi, in definitiva, il fatto che voi magari ve la vogliate giocare tutta sulla simpatia e l'intelligenza può anche andare bene. Ma se avete un fisico arrapante, fatecelo capire. Dopo 2 ore di conversazione letteraria davanti a uno champagne, avere un bel culo potrebbe fare la differenza.